Dopo 2 anni di assenza per la pandemia, torna a Genova la marcia per la pace organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. È andato per noi Antonio Zagarese. Nessuno può salvarsi da solo, una frase che in sé raccoglie buona parte del messaggio del Papa in occasione della 56esima giornata mondiale della pace. È riecheggiata nella Basilica dell'Annunziata a Genova, dove la comunità di Sant'Egidio ha raccolto il popolo di volontari, fedeli, donne e uomini che credono che ciascuno possa contribuire alla fine dei conflitti, ad alleviare le sofferenze e la solitudine di chi ne è vittima. La marcia della pace era mancata da 2 anni a causa della pandemia che ha acuito povertà e bisogno di relazioni. Il Papa si ferma molto sul tema del Covid e delle conseguenze che purtroppo non sono ancora state recepite pienamente dall'umanità. Purtroppo viviamo in un mondo che è stato definito di policrisi, tante crisi permanenti, contraddittorie, che imprigionano l'umanità. Le testimonianze del conflitto vicino in Ucraina, di chi ha dato e ricevuto sostegno, una solidarietà forte all'inizio, 5.000 profughi accolti in Liguria e ora lentamente calante. Proprio adesso che in Ucraina non solo c'è la guerra, ma c'è il freddo, la mancanza di acqua, di cibo, di medicinali, e come comunità di Sant'Egidio speriamo nei prossimi mesi di invertire questa tendenza. I conflitti nel mondo, nominati uno per uno prima di partire verso la cattedrale di San Lorenzo per la messa con l'arcivescovo, quasi 25 guerre dal Mozambico allo Yemen all'America, molte dimenticate. Da questa giornata potrebbe partire la speranza di uscire da questa inoperosità e finalmente affrontare le tante crisi che imprigionano il mondo di oggi.